Allora, dottor Sachs, mi disse: mi pare di aver capito che lei mi trova un caso interessante. Dov'è il guasto, a suo avviso, e che cosa mi consiglia di fare? Dove sia il guasto non so proprio dirglielo, replicai, ma le dirò che cosa funziona bene, a mio avviso. Lei è un ottimo musicista e la musica è la sua vita. In un caso come il suo, ciò che prescriverei è una vita interamente dedita alla musica. Finora la musica è stata al centro della sua esistenza, ora la faccia diventare la sua intera vita. Questo avvenne quattro anni fa. Non l'ho più rivisto, ma mi sono spesso chiesto in che modo egli cogliesse il mondo, data la sua strana perdita di immagine, di visualizzazione, e la perfetta conservazione di una grande musicalità. Penso che la musica avesse preso per lui il posto dell'immagine. Invece di un'immagine corporea, aveva una musica corporea. Ecco perché era in grado di muoversi e agire con tanta disinvoltura, ma si bloccava completamente, confuso, se si interrompeva la musica interiore. Lo stesso succedeva con l'esterno, col mondo. In Il mondo come volontà e rappresentazione, Schopenhauer parla della musica come di pura volontà. Come lo avrebbe affascinato il dottor P., un uomo che aveva interamente perduto il mondo come rappresentazione, ma che lo conservava interamente come musica o volontà. E per fortuna questo durò sino alla fine, perché nonostante il graduale progredire della malattia, un tumore massivo o un processo de degenerativo nelle parti visive del cervello, il dottor P. continuò, fino all'ultimo, a insegnare e a vivere la musica. Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gualtiere, e questo è il mio canale. Un canale dove parlo di una delle mie più grandi passioni, ovvero quella per i libri. Con la speranza di instillare un po' di curiosità in chi guarda i miei video, facendo conoscere dei titoli che secondo me vale la pena di leggere. E come avrete potuto vedere dal titolo del video, il libro di cui voglio parlare oggi è L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks. Ma come sempre, prima di iniziare a parlare del libro in sé, due cenni biografici sull'autore. Sacks è nato nel 1933 a Londra. E da bambino ha vissuto la seconda guerra mondiale tant'è che è stato costretto a evacuare da casa sua a causa dei bombardamenti tedeschi fin da piccolo ha dimostrato un grande interesse per la chimica cosa che ho scoperto grazie a questo articolo io piccolo chimico che mi è stato gentilmente regalato dalla ragazza che mi ha venduto il libro quindi nel caso stessi guardando ti ringrazio ancora e però nonostante il suo interesse per la chimica ha poi deciso in seguito di intraprendere gli studi di medicina per poi diventare un neurologo. In seguito ha anche insegnato alla New York University, alla Columbia University psichiatria e neurologia. Parallelamente però sin dagli anni 70 ha iniziato la sua carriera da scrittore che lo ha portato a un successo di fama internazionale grazie ai suoi capolavori. E Sachs è morto nel 2015, mesi dopo aver ricevuto la notizia di avere un cancro terminale al fegato. Ma passando al libro, ho scelto l'uomo che scambiò somme per un cappello perché è considerato il capolavoro di Sachs. Ed è la raccolta negli anni di carriera dei casi che il neurologo ha trovato più interessanti, affascinanti, che comunque valesse la pena di raccontare. Il libro è diviso in quattro sezioni: abbiamo perdite, ovvero casi in cui la condizione psichiatrica o psicologica. Ha portato i pazienti descritti da Sachs a, alla perdita di una delle loro facoltà, come può essere la vista, la capacità di riconoscere i volti e simili. Abbiamo poi gli eccessi, dove le condizioni mentali dei pazienti sono accompagnati da quel che noi potremmo definire come plus dotazione, quindi una capacità particolarmente sviluppata. Un'altra sezione è Il mondo dei semplici, dedicata a pazienti con minori capacità cognitive e uno dei punti di vista interessanti di Sachs è che li descrive come persone senza la capacità di astrazione ma fatti di concretezza pura. Infine abbiamo Trasporti, dove Sachs racconta di pazienti affetti da malattie che li catapultano nel passato tra reminiscenze, nostalgie e ricordi. E prima di aggiungere altro sul libro, vi leggerei proprio un passo tratto da questa sezione, dove Sachs racconta di una sua paziente che aveva, diciamo, delle visioni mistiche. Il passo inizia con le parole della paziente e Sachs scrive: La luce che vedo non è localizzata, eppure è più splendente del sole. Ne posso misurarne l'altezza, la lunghezza o l'ampiezza, e la chiamo la nuvola della luce vivente. E come il sole, la luna e le stelle si riflettono nell'acqua, così gli scritti, i detti, le virtù e le opere degli uomini risplendono in essa dinanzi a me. Talvolta dentro questa luce ne vedo un'altra, che chiamo luce vivente stessa, e quando levo ad essa lo sguardo, ogni tristezza e pena svanisce dalla mia memoria così che sono di nuovo una semplice fanciulla e non una vecchia. Cariche di questa sensazione statica, ardenti di un profondo significato teoforo e filosofico, le visioni di Hildegard contribuirono a portarla verso una vita di santità e misticismo. Esse forniscono un raro esempio del modo in cui un evento fisiologico, banale, odioso o insignificante per la grande maggioranza delle persone, possa diventare, in una coscienza privilegiata, il sostrato di una suprema ispirazione estatica. Per trovare un valido parallelo storico, bisogna arrivare a Dostoevsky, che conobbe a varie riprese auree epilettiche e statiche alle quali attribuiva enorme importanza. E qua cita Dostoevsky. I sono momenti, ed è questione di non più di 5 o 6 secondi, in cui si avverte la presenza dell'armonia eterna. La cosa terribile è la chiarezza spaventosa con cui essa si manifesta e il rapimento estatico di cui ti colma. Se questo stato durasse più di cinque secondi, l'anima non riuscirebbe a reggerlo e sarebbe costretta a scomparire. In questi cinque secondi, io vivo un'intera esistenza umana. Per averli, darei tutta la mia vita, né lo riterrei un prezzo troppo alto. E questo è solo un piccolo assaggio del talento nella scrittura di Sacks che non si fa problemi a citare autori al di fuori, anche al di fuori della scienza per creare un quadro ancora più completo e ricco di immagini dei casi da lui descritti. Ma veniamo al perché leggere questo libro. Beh, il primo banale è perché quando ho letto il titolo ho detto ma come è possibile che un uomo scambi sua moglie per un cappello? Ma scherzi a parte perché è un saggio, effettivamente a tutti gli effetti è un saggio ma molto diverso da quello che ci potremmo aspettare da un saggio a tema scientifico. E questo è merito dell'atteggiamento che ha Saks molto diverso da quello che ci potremmo aspettare. Per Saks... Il medico è anche un naturalista, un esploratore della realtà che vuole e deve mettersi in relazione con i propri casi e soprattutto non deve tralasciare anche l'aspetto emotivo e filosofico e quindi raccontarlo. Sachs è un autore unico nel suo genere. Se avete visto un po' di miei video, sapete che a me non piace l'espressione dovete leggere questo libro, perché non credo che ci siano libri che debbano per forza essere letti, ma sicuramente in questo caso l'uomo che scambio somme per un cappello ve lo consiglio vivamente perché non credo che leggerete nient'altro di questo genere o che si avvicini alla bellezza di questo libro, quindi ve lo consiglio vivamente, leggetelo, non ve ne pentirete nel caso tornate qua a insultarmi nel caso non vi fosse piaciuto, ma dubito fortemente. Bene, siamo giunti alla fine. Nel caso non l'aveste ancora fatto, vi ricordo che potete iscrivervi qui sotto, seguirmi su Instagram, lasciare un like, condividerlo, parlarne con i vostri amici, qualsiasi cosa che possa dare un piccolo supporto al mio piccolo progetto sarebbe gradita. Io vi ringrazio per aver guardato, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.